Davvero esiste Dio dal punto di vista della fisica? Chi è Dio? Dove si trova Dio? Da quali fondate pretese religiose? Quanto è ragionevole la rappresentazione atea? L'informazione è abbastanza dura. Non tutti saranno pronti alla sua percezione. La domanda «esiste Dio o no?» sembra molto complicata e difficile da rispondere. Ma in realtà è noto che la risposta affidabile è che c'è in realtà un Dio. E la risposta per molti apparirà molto strana, ma uguale per i credenti e per i laici. Per coloro che guardano i nostri film per la prima volta, in parte si nota che non sono basate su ipotesi o supposizioni, ma tutte le informazioni sono date rigorosamente secondo il metodo scientifico. Ma un metodo scientifico anzitutto si basa sulle leggi della logica. Perché è importante basarsi sulla legge della logica? Perché tutto ciò che non è basato sulle leggi della logica e non corrisponde al suo livello mentale non sono fondate e false. Allora, cos'è Dio? La prima cosa che deve essere fatta è quella di definire il soggetto principale nel metodo scientifico. In alcune tradizioni religiose, Dio è definito come la Trinità, Dio Padre, Figlio, Spirito Santo. Come affrontare la questione dal punto di vista scientifico? La prima cosa che vediamo nelle interpretazioni religiose è un'associazione di tre entità sotto un concetto, in un termine. Nei termini teologici questo è abbastanza abituale. I credenti usano in questo termine, però da un punto di vista scientifico tali associazioni creano alcune condizioni con le leggi della logica. La prima delle leggi della logica, la legge degli stati di identità, dice: il non avere un determinato significato equivale a non avere alcun significato, e se le parole non hanno alcun significato, allora non ha luogo neppure la possibilità di discorso e di comunicazione reciproca e, in verità, non ha luogo neppure la possibilità di un discorso con se stessi. Infatti, non si può pensare a nulla se non si pensa a una determinata cosa. Cioè, se sentiamo ragionando sulla domanda che cos'è Dio, nel senso stretto scientifico dobbiamo parlare di tre termini distinti ed ognuno di essi lo dobbiamo chiaramente definire. Perciò si deve comprendere che i concetti religiosi si sono formati su centinaia di anni fa, nei tempi in cui per la cultura non era obbligatorio il rispetto delle leggi della logica. Di conseguenza, alcune interpretazioni religiose non possono avere identità coerente e in relazione agli oggetti della Trinità, e si può comprenderlo meglio con un esempio. Se uniamo tre oggetti diversi formando un trio, un melo, una mela e il vento, e chiamiamo tutto unione, Trinità, Meloven, ed il risultato di questo approccio è in contraddizione con le logiche strutturali nelle seguente descrizione della proprietà della Trinità. Ad esempio, è possibile affermare che Meloven è rotondo e di senso stretto, sì, la mela è rotonda, ma il melo non è rotondo e neanche il vento è rotondo. Si può dire che Meloven è onnipresente, possiamo dire anche così, quello avrà un senso ragionevole solo per il vento, ma non per la mela. In altre parole, utilizzando i metodi scientifici per le indagini, i test religiosi dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di ipotecare errori ed imprecisioni strutturali con l'imperfezione del pensiero di quel periodo storico. E se le fonti religiose indicate, per esempio, l'anonimato di Dio, questo potrebbe essere uno dei componenti del concetto di Trinità. In particolare può essere impersonale, per esempio lo Spirito Santo. Se si traduce il concetto della Trinità divina nel linguaggio scientifico, si ottiene qualcosa simile a questo. Figlio, descritto nella pertinente attività religiosa, se realmente esisteva, aveva un corpo, materiale come la persona secondo le fonti, ed era un parente dell'entità sconosciuta come Dio Padre. In altre parole, il senso biologico figlio è abbastanza un uomo terrestre. Si muove con le gambe, ha gli occhi, le orecchie, si ciba e così via. L'elemento successivo della Trinità è il padre, una persona fisica. Secondo fonti religiose, il padre è un parente intimo del figlio. La posizione attuale del padre è sconosciuta, se le informazioni disponibili sul padre si trovano nel lontano periodo storico. Il soggetto è vivo o non è vivo?
Se le parole trasmettono un significato concreto, ma le parole però sono destinate ad esistere per questo, in tal caso il fatto di relazioni familiari con la figura figlio implica che la persona padre ha un'entità biologica. Allora, prendendo per base i rapporti di parentela con il figlio, essere vivente, possiamo concludere che anche il padre è un essere vivente. Un ulteriore argomento a favore di questa versione è la frase secondo immagine e somiglianza. Se un essere umano è creato secondo immagine e somiglianza, è anche una creatura viva. In tal caso è la ragione comprensibile a credere che il padre, della cui immagine è stato creato l'essere umano, lo stesso è essere vivo. Di conseguenza, quella è la più vicina interpretazione del concetto padre. Il padre descritto nelle fonti religiose, corrispondente alla figura che ha un corpo materiale nella Genesi, che ha una somiglianza con la persona umana e secondo fonti un parente dell'entità conosciuta come figlio, cioè si dà una breve definizione in termini moderni scientifici. Padre è una rappresentazione della vita intelligente che assomiglia a quella umana, che si trova per ipotesi su un livello umano evoluto. Era più evoluto dei contemporanei del figlio. In altre parole, la definizione di padre corrisponde ad una rappresentazione di una forma di vita intelligente. Una forma di vita intelligente assomiglia ad un aspetto esternamente umano. Cosa sei esattamente? Diciamo che sono un celestiale, tesoro. Un celestiale tipo un dio? Con la D minuscola. E questa è una situazione interessante. Inoltre, la posizione del terzo, Spirito Santo, secondo il Vecchio Testamento lo Spirito Santo è percepito come la forza, il respiro di Dio tramite ciò Dio fa e crea. Per che cosa discutiamo? Il sottinteso è che questo è qualcosa che esiste nella realtà e quindi nella natura, non è tangibile, ma ha la capacità di interagire con il mondo materiale. Questa è una forza invisibile che guida. Parlando chiaro, questa è anche una trasmissione particolare senza un contatto che influisce dall'impatto sul corpo fisico dell'oggetto, che ha una natura biologica. In un linguaggio scientifico moderno, questa è telecinesi, che è un influsso sugli oggetti senza contatto. In altre parole possiamo definire come sottili interazioni della materia. Cerchiamo di chiarire il problema. Davvero esistono in via di principio sottili interazioni? Che cosa sa la scienza? Se le interazioni esistono, almeno una delle mie posizioni della Trinità esiste. Dal punto di vista scientifico e non ci sono opzioni. E per comprendere questo problema non abbiamo bisogno di tanto tempo. Esistono le interazioni fini nella materia e questo è stato sperimentato e verificato dalla scienza già da molto tempo. La capacità di Dina Kulagina di influire senza contatto, di incidere sugli oggetti fisici reali è molto conosciuta. Minel Kulagina ha dimostrato molte volte la sua capacità agli scienziati a Leningrado e Mosca, che in sessione di telecinesi sono stati registrati con una videocamera. Sulla fotocamera potete vedere il filmato, unico e vero, girato in una delle sessioni. Kulagina dice che la bussola serve per lei come un indicatore. Se la freccia fa movimenti, lei si sente in grado di spostare gli oggetti. Ma per lungo tempo non funziona niente. Nina si lamenta che le dà fastidio il rumore della telecamera che interferisce sulla luminosità della di luce e la presenza di molte persone sconosciute. Sono una mezz'ora dopo l'inizio dell'esperimento la freccia, finalmente, ha cominciato a muoversi. Ulteriori tentativi per ruotare la freccia, si trasferisce la bussola in un involucro di plastica. Tutti questi elementi sono casuali, la prima cosa che è venuta a portata di mano. I fiammiferi sono stati offerti da un assistente regista Vladimir Kislenko, una sigaretta ed un cappuccio di una penna è stato dato da un corrispondente di una rivista, Moskovskaya Pravda, Leo Kalodny. Le ha dato anche un cilindro in alluminio anodizzato. Dopo alcune sessioni Kulagina è dimagrita di qualche chilo. Per questa donna è stata in grado non solo di spostare gli elementi, ma era in grado di provocare il bruciore alle mani con una radiazione termica sconosciuta. Lei ha imposto le mani a distanza. A questa distanza dalla mia mano. Senti qualcosa? Niente. E adesso? Caldo. E adesso? Brucia. Abbastanza bene.
eritema sul braccio. Ho sentito, per così dire, una sensazione di bruciore. Che cosa potrebbe essere? Non riesco a capire. Questa è la campana che copre gli oggetti di plastica. Ninel Sergeevna, che cosa sente quando si sposta un oggetto? Questa è una questione molto complessa da capire e forse inspiegabile. Fondamentalmente quello è un dolore. Non direi che si tratta di un male. È soltanto la pesantezza della colonna vertebrale. E poi, ad un certo punto, come una scossa alla testa, come se la mia pressione sanguigna fosse salita subito. Per questo sento lo spostamento del punto. In una sessione di Ninel Sergeevna aveva la capacità di spostare una brocca del peso di 480 grammi circa di 10 centimetri. La brocca si è spostata sul tavolo contro le leggi conosciute della fisica. L'oggetto biologico è stato spostato su un oggetto con l'aiuto di un campo invisibile ed è documentato e dimostrato. Sono state dimostrate l'esistenza di sottili interazioni e testimoniate, cioè la manifestazione delle interazioni sottili ed esseri della natura esistono. Inoltre, il campo in questione non può essere una proprietà unica di Kula, Gina, Ninel, e si dovrebbe fare un discorso per i campi complessi dei vari oggetti biologici. Anche noi diciamo mai, in alcun modo, che la funzionalità del mondo sottile finisce con la telecinesi. Non stiamo dicendo se questa manifestazione particolare sotto forma di telecinesi sta caratterizzando tutto lo sviluppo del mondo sottile. Niente per caso, ma per stabilire il fatto della presenza che la natura dell'esistenza della materia sottile esiste o no. È sufficiente anche un solo sintomo. La sottilità esiste. Ma che cos'è una complessa azione tra esseri e materia sottile? Per dirlo in termini religiosi, questo è lo Spirito Santo. Sembrerebbe tutto chiaro, ma tutto è appena iniziato. Più avanti diventa interessante.